Tomorrows è la seconda edizione di un progetto pluriennale iniziato l'anno scorso per indagare la relazione tra i linguaggi dell'arte contemporanea e tematiche invece della nostra attualità, nello specifico la crisi ambientale in atto. Quest'anno con il Land of Water abbiamo voluto dare una declinazione specifica sulla crisi idrica in corso. Abbiamo invitato 4 artiste del panorama internazionale, in verità 3 artiste e un collettivo, a ragionare su questo tema e a proporci un'opera che fosse rappresentativa della loro ricerca in questo senso. Abbiamo voluto indagare diverse geografie per una visione globale della problematica, non solo in senso ecologico ma anche in relazione alle dinamiche geopolitiche che la crisi ambientale, in particolare la crisi idrica, genera. E quindi abbiamo invitato Elena Mazzi, Saudade Ismailova con il collettivo Davra Research Collective, Alberta Whittle e Lina Dib con 4 lavori che declinano la tematica in maniera differente, sia a livello di media sia a livello di contenuto. Tomorrow's Land of Water fa contemporaneamente parte di un progetto annuale, Pantarei, che Fondazione Cari Verona ha voluto dedicare all'acqua. Se con Tomorrow's Land of Water ci occupiamo della crisi idrica in senso globale, quindi dell'acqua intesa in questo contesto, con Pantarei invece indaghiamo la relazione tra Verona e la sua arteria fluviale, l'Adige, e quindi il rapporto elettivo che fin dalla fondazione di Verona lega la città al suo fiume e attraverso tutta una serie di trasformazioni che sono sia urbanistiche che sociali che culturali che economiche che politiche che derivano proprio dalle trasformazioni legate al fiume. Il progetto vede una mostra in Fondazione Cari Verona con un riallestimento degli spazi della sede della Fondazione stessa con opere della collezione di Fondazione Cari Verona che dal 600 al 900 testimoniano l'evoluzione della città in relazione al fiume. Con il progetto Tomorrows abbiamo rinnovato anche per una seconda edizione il premio Tomorrows Unicredit Residency and Production Award, che anche quest'anno sosterrà la ricerca di un artista o un collettivo di artisti il cui lavoro è incentrato proprio sulla relazione tra l'uomo e l'ambiente. E in fiera ad Art Verona abbiamo presentato l'opera Alcina, frutto della prima edizione del premio, mentre all'inizio del 2025 annunceremo il vincitore della seconda edizione.